bella partita da parte tua, ma anche della squadra, la Trentino Vita, 6 quarti, ci hai messo anche la tua firma. Sì, sì, è vero, è stata una bella partita, peccato per il primo 6 dove siamo partiti un po' contratti, ci stiamo lavorando molto per riuscire a partire all'inizio al meglio, però alla fine sei riuscito a portare a casa la partita, una grande vittoria. Sono stati anche i tuoi primi punti in questa stagione particolarmente attesi perché li avevi sfiorati già diverse volte. Esatto, esatto, diciamo che come partita è stata fantastica, la prima da titolare, la ricorderò per sempre, un'emozione unica e devo ringraziare la squadra perché è grazie a loro che comunque sono cresciuto e ho avuto questa prestazione, insomma. Cambiano i giocatori, però Trento riesce comunque a tenere il suo stile di gioco, l'avete fatto anche oggi, tanta battuta, tanto muro, insomma quello che serviva per vincere. Esatto, anche col sestetto titolare ci è capitato di perdere un set e poi ribaltare la partita, è capitato anche con qualche cambio, ci sta, noi lavoriamo per non perdere il primo set, per riuscire a portarlo a casa, perché col primo set a statistica è più facile vincere la partita, quindi noi stiamo lavorando a questo. Quando succede però dobbiamo essere bravi a ribaltare la partita come abbiamo fatto oggi ed altre volte. Tanto era passare il turno, quindi 2 set e poi avete anche vinto il match. Sì, è importante che siamo riusciti a vincere. Si vedeva che non era la nostra miglior giornata, però sai, anche queste partite devi vincere e abbiamo dimostrato che comunque, cioè, anche se loro giocano bene, noi siamo in difficoltà, stiamo calmi, sappiamo cosa fare e sono comunque contento. Anche perché oggi avete provato un sestetto che non avevamo ancora visto. Sì, perché comunque secondo me abbiamo tanti, anzi quasi tutti che possono giocare e niente, si vedeva che non era la solita squadra, nel senso che il livello del gioco, però è normale quando non giochi sempre. Niente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e andiamo avanti. E adesso testa domenica, si torna qui per un'altra partita importante. Sì, sì, molto. Già un pochettino pensavamo a quello lì. Non è che oggi abbiamo sottovalutato, però vogliamo essere pronti lì, sarà una gran bella partita. Oggi è andato bene, andiamo davanti e ci vediamo a Palatrento domenica. La Trentino Vita 6 quarti di finale, che giudizio dare anche a questa partita nello specifico? Ma sapevo che a livello motivazionale l'ingresso nella partita sarebbe stato un po' difficile, perché al di là delle chiacchiere poi abbiamo già fatto questo discorso, tutto importante, dopo diventa niente importante. E lì sicuramente abbiamo pagato, al di là dei meriti della formazione che in sede di presentazione avevamo detto, insomma, se sta facendo bene in un campionato come quello tedesco vuol dire che la pallavolo sa giocare. Dopo fortunatamente abbiamo capito un pochettino meglio il gioco, loro sono stati meno incisivi sulla battuta spin e sono rimasti con la battuta flotta a darci fastidio, e noi abbiamo aumentato il nostro livello di battuta, mentre l'attacco, insomma, ci è voluto del tempo per scioglierlo. Abbiamo visto anche un buon Codarin, un'occasione forse la prima vera per vederlo in campo con continuità. Sono proprio contento perché adesso a turno hanno giocato tutti una volta titolare e sono contento perché è una delle sorprese più belle di quest'anno e volevo farlo vedere ai suoi tifosi. Ultima domanda, inevitabilmente il pensiero va già alla sfida di domenica con Civitanova. Sì, sì, alla sfida di Civitanova, quella di Coppa Italia con Verona. Sappiamo che arriva adesso il momento bello. La squadra fino adesso ha dato tanto e quindi dobbiamo provare a tenere duro e soprattutto crescere un pochettino il livello. Questo si fa durante gli allenamenti, la settimana scorsa è stata buona, adesso abbiamo 2 allenamenti da fare, speriamo, ecco, che tutti insieme di darci dentro e di crescere un po' il livello di questa sera.